Prosegue la parata di Big Teramo nell'ultima settimana di campagna elettorale prima delle amministrative in programma il 14 e 15 maggio. Nella serata di ieri ha fatto tappa in città Giuseppe Conte, ex premier e leader del Movimento 5 Stelle, arrivato a Teramo per sostenere la candidatura bis del sindaco uscente Gianguido D'Alberto. Qui abbiamo anche investito e investiamo su un'esperienza già importante che c'è stata, lo sindaco uscente che è qui vicino, col quale abbiamo fatto in passato, io ero venuto qui per un CIS che abbiamo lanciato dall'Università di Teramo. Ci accomuna anche il fatto adesso della prospettiva di attuare gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ovviamente noi, io come Presidente del Consiglio Movimento 5 Stelle, ci teniamo tantissimo, quindi abbiamo bisogno di una squadra di amministratori che il giorno dopo non si inventi nulla, sappia già come muoversi, abbia una visione, abbia idee chiare e progetti da realizzare. È per questo che assolutamente c'erano tutte le premesse per lavorare insieme, noi ci siamo e quindi confidiamo assolutamente in un rilancio di un buon governo per questa città. La prima premessa è un'azione di forte impronta nel segno della legalità, contro il contrasto di qualsiasi malaffare, qualsiasi episodio, diciamo, di corruzione, infiltrazioni malavitosa e di comitati di potere e affaristici. Due, per quanto riguarda poi il PNRR, noi puntiamo molto sul rafforzamento dei servizi sanitari e qui c'è una grande questione per l'ospedale. Dunque per Conte a Teramo ci sono le premesse per lavorare insieme a prescindere dai trascorsi, perché ciò che conta è avere obiettivi condivisi e condivisibili da raggiungere insieme, e per lui appoggiare D'Alberto è un atto di corresponsabilità. Noi badiamo a migliorare la qualità di vita dei cittadini, badiamo alla concretezza, solidità della proposta. Qui c'era una squadra di governo che secondo me non ha operato male e l'appoggiamo, anzi ci impegniamo direttamente assumendoci una corresponsabilità. Altrove questo non è stato possibile. Noi guardiamo a degli obiettivi politici da raggiungere, non guardiamo soltanto a delle astrazioni. Quindi sì, delle volte andiamo da soli, ma perché non ci sono le premesse, non perché riteniamo che l'isolazionismo in politica paghi.